This is a really strong relationship. Il legame tra i nostri paesi è davvero molto forte. Ci sono 18 milioni di americani di origine italiana e noi siamo grati che l'Italia ospiti 30.000 americani nelle nostre basi militari. Ma ancora più importante, abbiamo valori comuni, la difesa della democrazia, dei diritti umani, e queste sono fondamenta molto solide. Un ambasciatore si aggira per i giardini di Villa Taverna, residenza ufficiale degli ambasciatori americani a Roma. Erano 2 anni che non accadeva. Dal 2021, infatti, Washington non aveva più nominato un ambasciatore in Italia. Ora l'incarico è di Jack Markern, ex governatore del Delaware, lo stato di Biden, approccio pragmatico e un obiettivo: rafforzare un rapporto tra i due paesi storicamente solido e oggi cementato da un comune impegno nel conflitto ucraino. Ambasciatore Markern, qual è lo stato attuale del rapporto tra Italia e Stati Uniti, in particolare con riferimento al governo della Premier Meloni? Oggi il nostro rapporto è più solido che mai. Possiamo vederlo nell'incontro che la Premier Meloni ha avuto con il presidente Biden lo scorso luglio, molto apprezzato negli Stati Uniti. Siamo particolarmente grati per il sostegno che l'Italia fornisce all'Ucraina, ma lavoriamo insieme sul cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e molti altri temi. Superate dunque le diffidenze iniziali verso il governo Meloni su un tema, ad esempio, dei diritti gay, aiuta anche l'ormai quasi certa uscita dall'Italia dall'accordo con la Cina sulla cosiddetta nuova via della seta. Le stesse statistiche italiane dimostrano che finora il memorandum con la Cina non ha funzionato particolarmente bene. I paesi che non hanno aderito alla nuova via della seta hanno avuto una crescita maggiore dei rapporti economici con la Cina, ma ovviamente la decisione finale spetta solo all'Italia. Non mancano frizioni in campo economico. Gli investimenti varati da Biden per favorire la conversione verde dell'industria americana penalizzano Europa e Italia, che accusano Washington di protezionismo. Il nostro obiettivo è mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ridurre le emissioni, come ci viene chiesto da tempo da tutto il mondo. Quindi siamo felici di aver lanciato questi enormi investimenti e crediamo che avranno risultati positivi anche per i nostri alleati. Intanto continuiamo a dialogare per fare in modo che tutti ne abbiano vantaggio. Anche l'Europa sta adottando misure simili. Tensioni che non compromettono per ora il possibile acquisto della TIM da parte del fondo americano KKR, operazione di grande respiro nel cruciale settore delle telecomunicazioni, delicato anche su un piano della sicurezza. Non intendo commentare alcuna operazione specifica, ma certamente guardiamo con favore all'aumento degli investimenti tra i due paesi. Finora ha giovato molto ad entrambi. Gli investimenti italiani sostengono 100.000 posti di lavoro negli Stati Uniti e quelli americani ne sostengono 300.000 in Italia. Quest'altro potenziale investimento di KKR in TIM si collocherebbe su questa linea e noi crediamo che l'idea di concentrarsi su infrastrutture e tecnologia trasparente, aperta e sicura sia tremendamente importante. Sintonia forte anche sulla questione dell'immigrazione riaccesa negli Stati Uniti dall'emergenza alla frontiera con il Messico. La questione migratoria è davvero più grande di ogni singola nazione. È una sfida globale e quindi lo sforzo del governo italiano di coinvolgere l'Unione Europea, l'ONU, il resto del mondo è esattamente la direzione in cui lavorano anche gli Stati Uniti. Oggi il perno del rapporto tra i due paesi resta comunque un appoggio all'Ucraina, specie dopo che la Camera di Washington ha approvato una legge che non prevede nuovi stanziamenti per Kiev, mentre in Europa il fronte filo-putiniano si è arricchito del nuovo premier slovacco Fico. Il sostegno all'Ucraina è qualcosa che unisce Stati Uniti e Italia, ma ultimamente negli Stati Uniti sembra indebolirsi questo sostegno. Lei è preoccupato? Italia e Stati Uniti condividono l'obiettivo di fermare Putin. È cruciale perché se Putin avesse successo, altri sarebbero indotti ad agire con impunità. Non possiamo consentire che accada. Il presidente Biden è stato molto chiaro, così come la maggior parte dei membri del Congresso, inclusi i leader di entrambi i partiti. Resteremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario.